E noi passiamo subito invece al campionato di prima categoria, girone H. Ma effettivamente le prime due della classifica hanno ottenuto dei risultati. Era sulla carta molto più facile quella della Vigor Castellabate a Contursi Terme, 5-1. Meno prevedibile invece sotto l'aspetto proprio dei gol realizzati, quello del Cannalonga a Valloscalo. Ci si aspettava una partita più combattuta da parte del Valloscalo, così non è stato, dunque merito al Cannalonga che vince 5-0. Per quanto riguarda la Vigor Castellabate continua questo gran numero di gol realizzati, altri 5 e ancora doppietta di Liberti, che sta segnando tantissimo, due anche di Chiariello e uno di Di Rosa, mentre per il Cannalonga vanno a rete regolarmente ormai Recchiuti, ma segna anche Lombardi e la doppietta di Passaro, quindi due squadre che, come dicevo, vanno facilmente a rete e dunque meritatamente fino a questo momento prima e seconda in classifica. Al terzo posto c'è l'Erion che si riprende dopo proprio la pesante sconfitta subita nel turno precedente contro la capolista Vigor Castellabate. Ha battuto la Pollese, l'Erion 2-1, e hanno segnato Serrone e Bufano. La Pollese aveva pareggiato il gol di Serrone, aveva chiuso 1-1 il primo tempo, poi nella ripresa ha subito il gol da parte dell'Erion, quindi esce sconfitta la Pollese dal campo di Grovola. E guadagna posizione il Marina, ecco, tu parlavi del Marina che vince ancora 4-0 in casa contro l'Alfanese e ha questa partita da recuperare, Marina che potenzialmente è al terzo posto in classifica, quindi dobbiamo fare i complimenti a questa squadra, a tutto l'ambiente e naturalmente a mister Infantini. E crisi profonda ormai per il Vesole che perde ancora in casa, c'è la vittoria del Montesano che fa questo grande colpo sul campo di Trentinara, vince per 3-2, mentre e c'è la vittoria, seconda vittoria consecutiva in casa per il Cardile che batte 5-1 il Real Contursi, anche questa era una vittoria più o meno scontata, il Real Contursi che ha 0 punti in classifica. E poi ho lasciato per ultimo il Probalinuro che va a cogliere questa grandissima vittoria sul campo della Gregoriana, San Gregorio Magno, bellissima partita soprattutto nel secondo tempo, Probalinuro che attualmente è quarto in classifica con 15 punti, un grande campionato fino a questo momento per i ragazzi di Probalinuro. Andiamo alla seconda categoria, girone M. Ma la cosa che più colpisce in questo momento è che in testa alla classifica sono due neopromosse, Atletico Pisciotta e Feritto, quindi due squadre che già nel campionato di terza categoria, lo scorso anno, avevano un buon organico, si sono rinforzate, pochi tocchi in mezzo insomma, al campo. Cito ad esempio l'Atletico Pisciotta, ha inserito un attaccante fortissimo, quel Diego Ranavolo che ha giocato per tanti anni con il Centola. E al centro dell'attacco sta realizzando gol a raffica, ecco che il Pisciotta dunque vola in testa alla classifica, batte 3-1 l'Ereditas nell'ultimo turno, segna, manco a dirlo, Ranavolo, una doppietta, poi Mazziotti realizza il terzo gol, dunque grande periodo questo e grande forma per l'Atletico Pisciotta, come pure il Felitto che batte per 1-0, un gol bastato quello di Sabetta per battere la Polisportiva Santa Maria, dunque queste due squadre sono al primo posto insieme all'Oleastrum che sta facendo bene questa squadra e vince una partita che è uno scontro diretto praticamente contro l'Acciaroli 1-0, qui il gol arriva nel secondo tempo realizzato da Pepe e questo gol consente appunto all'Oleastrum di stare in testa della classifica insieme a Pisciotta e Felitto. Parlavi del Futane che dunque secondo vince contro l'Acquavella 3-2 e terza vittoria consecutiva per questa squadra, dunque si proietta verso le zone alte della classifica. Invece c'è la terza sconfitta consecutiva per l'Acquavella che è in crisi di risultati, ma è in crisi anche per quanto riguarda l'organico, molte assenze in questa squadra per infortuni stanno condizionando questa parte di campionato, si aspetta lì ad Acquavella di recuperare qualche giocatore che ha fatto la differenza lo scorso campionato,
per cominciare a portare punti in classifica. Scala posizione anche il Novi Velia, che vince una partita importante contro il Cicerale per 2-1. Qui c'è una doppietta di Ogliaruso per il Novi Velia, che arriva a quota 7 punti insieme proprio a Cicerale e ad Acciaroli. C'è la prima vittoria della stagione per il Laurino con il 3-0 sull'Athletic, e Laurino che lascia all'Athletic l'ultimo posto in classifica, e i tre punti, primi tre punti per il Pattano. Pattano che vince per 1-0 contro l'Acquara, dunque Pattano che sale a quota 4. In prospettiva, nel prossimo turno, una partita molto importante è quella che vedrà opposto proprio l'Atletico Pisciotta al Novi Velia, quindi ancora la possibilità per i ragazzi di Pisciotta di incrementare ulteriormente la classifica, oppure il Novi Velia di rientrare verso le parti alte della graduatoria.